Ciao, rieccomi, benvenuti a questa nuova diretta. Buonasera a voi tutti. Mi scuso dell'orario, che è un orario in. Ciao, rieccomi, benvenuti a questa nuova diretta. Buonasera a voi tutti. Mi scuso dell'orario e del ritardo fatto perché era in programma una diretta di 2 o 3 ore, devo dirvi la verità, contorno subito. E il programma silenzioso che sto diciamo trasmettendo. E oggi io mi sono riposato, come sempre. Però adesso mi è venuta voglia di parlare un po', 20 minuti. Non vi dilungherò tanto, cari amici e cari amiche. Di che cosa parlerò oggi, stasera, qui con voi, amici che mi seguite e siete tanti. Che cosa devo parlarvi? Parliamo del più del meno, possiamo parlare della riforma che vuole il presidente Meloni, non la presidente, perché l'istituzione non ha senso, secondo me. Il presidente o la presidente Meloni del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, vuol cambiare la Costituzione, cioè non la Costituzione, tutta la Costituzione, vuole rinforzare i poteri, fare le leggi del presidente del primo ministro. Vuole farsi eleggere il primo ministro, cioè gli italiani sappiano quale ministro sia eletto, c'è cioè il ministro dell'economia, il ministro delle finanze, del federale, per esempio, e così via dicendo, sanità, dell'autonomia, delle regioni e così via. Però ogni ministro sia eletto. Cioè, nel senso, un governo eletto dal popolo, direttamente dal popolo, con voto suffragio universale, uomo, donna, giovane, anziano, malato, soprattutto. Un diritto è votare, un dovere è andare a gestire la cosa pubblica con trasparenza, ricordiamo sempre, con orgoglio, cioè noi il tempo del. Cioè, il centrodestra dicono che è fascista, ma io penso che non è fascista, è più franco-italiano, dobbiamo dire. Franco-italiano, cioè francese. Cioè, se prende dalla Meloni, se prende dalla Le Pen, è in buona strada per governare in eterno. Alt, Paolo, non in eterno. Mi devo correggere. Deve governare 5 anni un governo come quello primo di Silvio Berlusconi. Ricordiamo con affetto Silvio Berlusconi perché ci ha lasciato improvvisamente. E devo dirvi la verità, io ultimamente mi sono allontanato da Forza Italia per colpa di una crisi politica per non finire nelle grinfie, non dei 5 Stelle, ma io ho votato i 5 Stelle con orgoglio, perché il voto ci deve dire. Io ho votato 5 Stelle e guai chi viene. Io ho votato pure, se non mi sbaglio, un partito, il partito del Grasso, del magistrato, no, del PIE, magistrato antimafia. Volevo votare il candidato
il candidato De Magistris, il presidente De Magistris, però non me lo sono sentita, perché De Magistris andava accompagnato lo devo dire, col sindaco di Reace. Non mi è piaciuto, devo dirvi la verità, votarlo. Per non offendere Reace ho dovuto votare contro, non contro voglio, con orgoglio, ho riflettuto, che ho sofferto al punto di perdere, sono finito all'ospedale, possiamo dire. Dico questo perché devo dirvi questo con cosa, con senso di causa. Io penso che il federalismo autonomo dovrebbe costruire l'Italia, se non il Presidente della Repubblica. Perché guardate, la figura del Presidente della Repubblica è importante, come possiamo dire, come MEIS, è importante per il fisco italiano. Possiamo dire, e la RAI, se fallisce la RAI, l'Italia è finita. Possiamo dire, perché ogni cittadino paga con il suo canone 10 euro, che dovrebbe aumentare, se non mi sbaglio, a 15 euro, e essere rateizzato in 3 mesi, da 6, dividendo, penso. Ma spaga sulla bolletta, sempre aumentando le entrate. Perché guardate che la comunicazione è importante per uno Stato, eh? Io non lo dico perché ho questo canale non avrà mai abbonamento, spero, e poi se arrivano me ne tengo. Vi aiuterò a capire l'Italia, i fatti di cronaca, no, i fatti di cronaca mai, io non sono un giornalista, io sono un opinionista. Mi piace dirvi sulla politica più alto, perché la politica, secondo me, di 5 Stelle, ultimi 5, degli ultimi periodi dei 5 Stelle, è migliorata. Capisco più il presidente Conte che la Schlein, se non mi sbaglio, Schlein, il segretario che invia di lavoro, che sta lavorando, secondo me, nelle difficoltà, in difficoltà, perché in difficoltà, perché il Partito Democratico dovrebbe andare avanti con sulla sua strada, simbolo sempre lo stesso, senza alleanze, per vedersi quanto è grande. Questa parola, democrazia, democrazia. Se ci teniamo, De Luca ha ragione, dovremmo noi combattere per la democrazia, che è in difficoltà in Italia, perché non c'è due regioni, quattro. Ci devono essere gli equilibri a fisarmonica, ci devono essere equilibri a fisarmonica nello Stato, e nel momento in cui che ci siamo non ci sono le fisarmoniche. La fisarmonia, non c'è la fisarmonia nello Stato. Cioè, io vedo che tutti sono di destra, si sono scoperti tutti di destra, ma nessuno difende Forza Italia, nessuno parla di Partito Democratico. Qui l'idea unica va bene, io sono d'accordo con l'idea unica. Facciamo nella Locride un esperimento, un cantiere, ma una città unica non possiamo farla. Abbattiamo Locride, Siderno, Agnana, Canalo, Renzo. Andiamo, costruiamo un'unica città metropolitana. Sarebbe ora Reggio Calabria, via Siderno, via. Così ci contiamo e vediamo dove va. Creiamo un'unica strada, perché siamo italiani o no? Per i nostri figli non faremo qualcosa di nuovo, perché? Ma non perché è ora di dire, dobbiamo dire no
All'andrangheta, ragazzi. Io dico questo, quando sono stato consigliere, lasciamo stare quando sono stato consigliere comunale, io mai più sarò consigliere comunale di Reggio Calabria, di un comune di Reggio Calabria, perché hanno voluto le gambe. Più fighe le gambe sono. Però, ma Silvio Berlusconi, il federalismo di Silvio Berlusconi, sia giusto o sbagliato, forse Silvio Berlusconi, il presidente Berlusconi, aveva ragione. E Caterina mi disse un giorno, Caterina Furfur mi disse, tu sei troppo lecca democratico. Ma no, se non siamo lecca, se non campiamo con la democrazia, con la parola democrazia, cioè mi pare Caterino o qualcuno dei miei ex colleghi mi disse così. Ma io ho votato sempre Berlusconi, però c'è stato un momento in cui non ho votato Berlusconi. Da vederlo uscire dal Parlamento, lo dico, è un trauma ho vissuto. A Gnana, quando ho detto al sindaco Natale Cusato, no al vice sindaco, al parente, Natale Cusato, il poliziotto, mi ha chiesto dove votare. Io sinceramente, stupidamente, ho detto, ho votato là. Si è messo a ridere. Ancora sono là. Belle robe, per me, ho detto. Belle robe. Poi quell'altro. Adesso si stanno spartendo la mia comunità, io ho ex comunità politica, io non ho più niente da spartire. Allora, dico questo perché è la verità. È la verità. Meglio Milano, meglio Roma, meglio New York, Washington, meglio la galera di Trump, che Agnana, Presidente del Consiglio. Devo dire la verità. Mi denunceranno un giorno perché io dico che queste cose tanto non resteranno salvate. Oppure se le salvo, nessuno guardi, nessuno ascolti, perché Paolo non deve essere ascoltato. Però mi viene il dubbio pensare che la politica, da quando l'ho fatta io, adesso è molto cambiata. Molto cambiata. Se era Berlusconi lo potevo capire, ma gli altri no. Berlusconi ha già il dito e funzionava tutto. Però devo dirvi la verità che l'Italia di Berlusconi non c'erano i nostri figli uccisi ogni giorno, accendo la TV e sentite parlare dei ragazzini, i ragazzini di 15 anni uccisi, che si uccidono. Ma, genitori, vi prego, vegliate sui vostri figli, sulle vostre creature, se non lo vedete voi, chi veglia? Berlusconi ha sbagliato, penso. Politicamente doveva fregarsene, quando aveva i numeri doveva fare le riforme. Il 38%, un governo deve essere eletto dal 65% dei cittadini per essere governo politico. Oppure un cittadino su Facebook una volta, ti ricordi Paolo, mi ha detto, tu campi, con la legalità non si mangia. Cavolo, con l'illegalità mangi allora. Ma questi modi dobbiamo cambiare noi. E adesso parlo con la pronuncia di Genova, guardate un po'. Mi pare che io non so, io alle prossime politiche agnanesi, io dico questo, le chiamo politiche agnanesi, cittadine, le politiche cittadine, amministrative, io le chiamo politiche, perché sono politiche, roba nostra.
Ronò roba dell'illegalità dell''ndrangheta, ma roba della società italiana. Si sono dimenticati che negli uffici pubblici ci devono essere le passerelle dei disabili. Ma no, non vogliamo più disabili. Non ci sono state disabili italiane. Mai. E Berlusconi ha fatto, per carità, ma lasciamo perdere. Il sindaco metropolitano della mia città è cambiato. Io l'ho scoperto un giorno per caso. Vergogna. Si spartono le poltrone a Reggio Calabria, la città campanella, come Nutella, come i barattoli di Nutella. Quanto vale la legalità di Roma. Io vedo ormai, e se non c'è nessuno che commenta, spero, i miei video devono essere commentati, ascoltateli, voi che potete ascoltarli. Sono di vita vissuta. Io nel mio piccolo ho fatto politica, mai più politica, Paolo. Ricordati. Sì, Paolo, mai più politica. Ti prendo di parola. Come chi vuole, prenda. Chi non vuole, prenda lo stesso. Paga il ricco. Ah. Io mentre sono in diretta. Sono sotto la croce. Io spero che ogni giorno della mia vita, un giorno, quella croce me la porto a Roma. Il mio sogno era andare a Roma. Non più Bruxelles, perché Bruxelles è una cosa troppo figa. Troppo figa. Troppo figa. Troppo grande Bruxelles. Poi c'è il freddo. Ma io tra Roma e Bruxelles, io sceglierei Bruxelles per farvi diventare più ricchi che siete. Devo dirvi la verità, cari amici che mi seguite, e siamo in due. È la vita. Sono 31 minuti che sono in diretta, ma è così. Mentre la lavate di gira sottofondo. Che vi devo dire altro? Vi dico che la vita nella locride è un cesso. Un cesso. E ho detto tutto. Mi perdoneranno i riacesi. Popolo bello, popolo educato, però mi perdoneranno i riacesi che mi stanno aspettando. Anzi, mi perdonerà mio fratello Don Gianni Piscioneri, che mio fratello dice non parlare fino a 100 prima di parlare, perché devi sapere quello che cavolo dice. Ma scusami, chi fa politica? Quando sono entrato in politica, perché io non sono entrato in politica con la tessera, io non sono entrato in politica. In tessera, con la tessera del partito, doveva essere UDC la mia tessera, ma l'UDC, poveretta, la mangiaro, quindi sì, nella mia regione se l'hanno mangiata, è spruppata. E quindi è così, il Partito Democratico se l'hanno spruppato. E adesso resta quello che resta, Forza Italia, Focumeo, un 2% piglia. Se non stanno attenti, no, spigliano l'urna. Andate a votare, nelle prossime elezioni votate Forza Italia, cittadini. Dividetevi, spaccatevi, ma Forza Italia, il progetto di Berlusconi deve andare avanti per vedere che fine fa.
fine fa quello che mi ha detto che Berlusconi ha un partito di plastica, aveva un partito di plastica. Pure. Che cavolo, l'hanno detto, hanno avuto il coraggio di dirlo, io stavo chiacchierando, oppure a scuola, calmo un attimino, la scuola italiana ha ragione, dice che è un covo di sinistra, un covo di sinistra, io spero di no, ma... A me mi è capitato un insegnante del liceo artistico di Siderno, un covo di... no, un covo di vampiri. Mai più scuole italiane. Se io nasco, voglio nascere in Svizzera per pagare la scuola privata ai miei figli e a me stesso. Ma più mai. E così, cari amici e cari amiche, per stasera ho finito di dire cavate. Mi mangia l'occhio, non so perché. Qualcuno me nomina. Ma non al governo. Io direi, che cosa direste di Sabri della Locrita? Non tagliate le nastre. Ma no, non tagliate le nastre più. Non fate politica più. È finita la politica per voi. Voi siete venuti al mondo solo per soffrire e essere bancomat. Me l'hanno detto il sindaco. Cosa bancomat? Io bancomat. Non è cinucino. Poi un giorno ci ho pensato, voleva dire che ho la pensione. Ci siamo resi conto ai medici della Locri a che punto siamo arrivati. Io voglio i miei gambe sane e vi do i soldi in via. Tanto è così. Le famiglie finiscono in carcere. I disabili finiscono, noi innocenti finiscono in carcere per pagare i peccati degli assassini. Così dobbiamo dire, io spero che venga una smossa, non indignante come alcuni gruppi dicono nella nostra zona, indignante. Vogliamo una nuova noi della Locride, sia la galleria. Ma aggiustata in tempo, i sindaci scendono in strada, scendono in piazza, scendete in piazza, ci vuole solare, ma sa galleria aggiustiamo, ti l'acqua ti leva. Abbiate il coraggio di affrontare i problemi. Affrontiamo i problemi. Non abbiamo paura. Io ho paura di affrontare i problemi, posso dirlo. Però se quando ero chiamato, affrontavo i problemi. Lacrime, vitti. Ho detto tutto. Ma io oggi auguro una serata e un buon serata a tutti voi, che una serata piena di sono più importanti. C'è nel senso che i disoccupati vogliono i bancomat e non ce l'hanno. C'è nel senso i disoccupati devono andare a lavorare.
perché nella mia zona tutti hanno diritto alla cittadinanza, perché siamo cittadini, non c'è cittadino di serie B, cittadino di serie A. Pure mio fratello aveva diritto di cittadinanza, io non l'ho preso, ma non mi è stato dato, non so perché. Ma il raddoppio di cittadinanza è umiliante, secondo me è umiliante. Ve lo dice uno che ascolta, boh, non so, io non vorrei, ripeto, non vorrei, sottolineo, non vorrei che l'Italia dimentichi l'importanza della legge, e a Piscina è stata solo applicata la legge. Perché la prima cosa che ho chiesto al sindaco, e lei può dire di no, ma i miei diritti. Sapete come ha detto? Mi mando in galera. Io la manderei in galera. Con tutto il rispetto. È puro che sta attuale. Devo dire la verità, hanno voluto cambiare. Ma siamo tutti. Alla prossima, e buona serata a tutti voi. E Dio ci aiuti e ci protegga. Maria ci illumina via. Grazie a tutti voi. Immagino Mediaset Infinity. Io sto uscendo, ripenso.